Quarta gara interna stagionale per la squadra del Tolentino, alla ricerca di un risultato utile per invertire la rotta e soprattutto per cercare di sfatare il tabù della vittoria, che fino ad ora ha portato unicamente due pareggi ed altrettante sconfitte. Ospiti dei cremisi, i laziali del Cinti Alba Longa, che la scorsa settimana ha impattato in casa contro il Pineto. Ben quattro gli assenti nelle file dei padroni di casa, oltre agli squalificati Salvatelli e Marcelli, gli infortunati di lunga degenza Mengani e Gori. Le due formazioni si schierano in campo con due moduli tattici speculari, 3-5-2. Ovviamente più quotata e esperta la formazione ospite, che può vantare di avere in rosa dei giocatori che sono decisamente un lusso per tale categoria, come Borelli, Ferri Marini e Sibiglia. Mister Mattoni è costretto a mandare in campo fin dal primo giro di orologio ben 6 under e porta in panchina un 2006, Edoardo Corrado, e due 2005, Pier Martiri e Giuli. In avanti il Tolentino schiera Vitello e Alaja, mentre il mister laziale Davide D'Antoni si affida alla coppia Secli e Ferri Marini. La prima azione ospite dopo 10 minuti, dopo il secondo tiro dalla bandierina, prova la mira Borelli, pallone che però si imbrancia sul fondo. La risposta dai padroni di casa un minuto più tardi, serie di passaggi con conclusione finale di Lattanzi, che risulta debole e non impensierisce l'estremo difensore Santilli. Al 14esimo, questa volta Lattanzi si allunga in avanti sul settore destro del rettangolo di gioco, guadagna metri, crossa dalla parte opposta per Tankulic, che spreca malamente mettendo sul fondo. 3 minuti più tardi, dalla tre quarti, sbardella, calibra per la testa di Ferri Marini, che manda di pochissimo fuori misura. Al 19esimo, cambio forzato per la formazione romana, Secli infortunato lascia il posto a Gianmarco Caon. Si arriva al 39esimo, l'Agia riceve palla a seguito di una rimessa laterale, va a cercare l'inzuccata di Vitello, che però non trova il colpo risolutivo. Al 42esimo è Nava, che prima in posta, poi appena entrato in aria, riceve palla ma spara sopra il montante. Prima frazione decisamente poco entusiasmante, che si chiude sulla perfetta parità 0-0. Stessi effettivi nella ripresa, che risulta essere decisamente più entusiasmante rispetto al primo tempo. Sono gli ospiti ad avere due opportunità in primo avvio e a quarto minuto, quando Ferri Marini, servito da Fiorini, spedisce di un nulla fuori. È comunque il preludio del vantaggio ospite, che giunge 4 minuti più tardi. Grossa di Sbardella, inzuccata di Ferri Marini, respinge la difesa del Tolentino, ma Caon, ben posizionato, mette la palla per il vantaggio ospite. Al 13esimo la risposta dei cremisi, con Tankulic che appoggia per Lager, respinge la difesa in maglia azzurra. Alla fine Vitiello si ritrova il pallone ma spedisce nuovamente fuori misura. Al 20esimo Borelli sparacchia in avanti, l'estremo cremisi fuori dalla sua zona di competenza territoriale tentenna. Sivilla si ritrova il pallone tra i piedi ma spreca l'occasione del raddoppio. 23esimo il Tolentino rimette in equilibrio la gara, spinge in avanti la squadra di casa rinchiudendo i laziali nella propria difesa, serie di respinte, poi Tizzi apre per Vitello, il cui diagonale si spegne alle spalle di Santilli. Quarta rete stagionale per l'attaccante cremisi. Le emozioni continuano. Al 29esimo, quasi dalla bandierina, Nava crossa, respinge la difesa locale, stoccata di Borelli, Morro non trattiene palla che va a cozzare con la traversa e Siviglia non perdona e porta in vantaggio di nuovo la formazione laziale. Laziali che chiudono definitivamente la gara al 34esimo, tre tocchi di ripartenza e questa volta è Borelli che mette il pallone sull'angolino destro con Morro immobile. Si chiude così l'incontro, che sancisce la quinta sconfitta consecutiva del Tolentino e rilancia invece la formazione laziale in una posizione di classifica più nobile.